con Mario Staderini, segretario di Radicali Italiani. Mario, ovviamente questo qua è stato uno sforzo dell'associazione Luca Coscioni, ma un po' di tutto il mondo radicale. Beh, non c'è dubbio, io infatti ho ringraziato innanzitutto Filomena e Marco Cappato perché hanno creduto in qualcosa che era stata abbandonata. Non ci dimentichiamo, noi nel 2001 provammo 25 proposte di legge di iniziativa popolare, ovviamente erano 25 ma non riuscimmo ad arrivare al numero di firme. Questa volta hanno avuto la forza e il coraggio di scegliere questa iniziativa, di puntare sulle iniziative popolari, che è una strategia di fondo che come Radicali Italiani abbiamo perseguito anche negli anni passati, ad esempio con le iniziative comunali, popolari a livello comune, delibere, petizioni, referendum, e non a caso il testamento biologico è stato imposto in registro in tante città e anche come argomento grazie proprio al fatto che c'erano state queste iniziative popolari. Quindi loro hanno fatto una scelta importante, Mina Welby è stata il globetrotter di questa campagna, girando non so veramente quante centinaia di posti in Italia per fare propaganda in questo senso, ma soprattutto informazione. E devo dire anche il grazie che ho voluto dare era ai militanti, all'associazione di Radicali Italiani, che sono state decisive, determinanti nella raccolta firme. Una raccolta firme che, devo dire, se la ricostruiamo, ha dato anche quell'entusiasmo o comunque quella consapevolezza che se era vero che il 60, il 70% degli italiani che nei sondaggi era a favore dell'eutanasia, poi l'avremmo ritrovato anche direttamente arrivare al tavolino e arrivarci appunto semplicemente mettendo una bandiera eutanasia legale senza neanche dare il volantino, beh, allora era possibile, certo, con le difficoltà che oggi stiamo incontrando, lo sapevamo, anche osare una campagna referendaria andando a cercare nei cittadini quell'aiuto che abbiamo trovato sull'eutanasia legale, perché sull'eutanasia legale la campagna è stata fatta soprattutto grazie esclusivamente ai militanti, all'ottima organizzazione che ha puntato molto bene, grazie a Miai, Romanciuk, a Rocco Berardo, sui social network, con la questione del volontario online, con la volontà di coinvolgere i cittadini nell'attivazione dei comuni, ad esempio, anziché semplicemente la spesa di soldi, con dei fonti di donazione, con dei bei video. Beh, questo passaggio è sicuramente un dato positivo da prendere esempio anche per future iniziative radicali. Mario, ovviamente è sottesa ed è ancora tuttora in corso una raccolta firme ben più onerosa che quella per il referendum. Come sta andando e che prospettive ci sono? Ma guarda, questa volta non possiamo, tutti ce lo chiedono, credono che stiamo facendo la melina per non dare dati scoraggianti. No, assolutamente, purtroppo non è così, o fortunatamente non è così, nel senso che mai come questa volta eravamo partiti già dall'inizio sapendo che non sarebbe stata possibile una raccolta firme per le condizioni di illegalità complessiva, ma anche per come il Movimento Radicale in questi anni aveva investito su altro piuttosto che nell'attrezzarsi a essere da solo in grado di raccogliere le campagne e raccogliere le firme. Quindi era una campagna che si sapeva sarebbe dovuta essere da parte nostra di doppio livello, la raccolta firme, l'organizzazione anche, ma la lotta politica, ma anche il mettersi al servizio di altri che avessero a un certo punto voluto credere in questa campagna, che fossero cittadini, che fossero forze politiche, fossero forze politiche sociali. Oggi proprio per questo abbiamo semplicemente i dati dei tavoli radicali e l'impressione di quello che sta accadendo nei comuni con le firme che iniziano a tornare. Non sappiamo con certezza, perché devo dire la verità, non lo sanno neanche loro, raccogliere le firme non ci si improvvisa, e quando ci si improvvisa ovviamente si rischia di commettere errori o di avere cattive valutazioni. Però noi abbiamo una situazione in cui dai comuni a mio avviso stanno ritornando molte firme, speriamo che anche lì non vengano fatti troppi errori, perché gestire in pochi giorni, come ci hanno costretto, visto che la campagna è stata concentrata nella sua esplosione nelle ultime 2-3 settimane, sicuramente noi avremo dai tavoli radicali, credo, un risultato, soprattutto con l'impegno di questi giorni, che possa farci arrivare ha un obiettivo che non era immaginabile già ad esempio mesi fa, solamente con tavoli e forze radicali, cioè 80-100 mila firme. Io spero che con un rush finale
si possa fare ai tauli radicali, ma comunque avvicinarsi a quella cifra. Dai comuni abbiamo un potenziale di 150, 200, 250 mila firme, ma anche qui stanno tornando in questi giorni, e poi c'è il lavoro che altri si sono presi dal PDL, dal PSI, su questi referendum. C'è un dato di maggiore, tra virgolette, non tranquillità perché non c'è, ma di maggiore garanzie sul potercela fare sui 6 referendum della giustizia, visto che la mole di firme potenziali e anche di mezzi che il PDL sta, diciamo, può mettere in campo sui 6 referendum giustizia è tale per cui può bastare anche una bassa percentuale dei moduli in loro possesso per potercela fare. Sono più a rischio i 6 referendum sulle libertà, sui diritti civili, sia perché appunto possono contare su una base inferiore, perché gli stessi PSI e SL già in partenza non hanno ovviamente in termini di forze da mettere in campo, ma anche numeriche, quelle del PDL, e dalle notizie che ho avuto o che non ho avuto da loro c'è sicuramente un dato organizzativo, in alcuni casi politico, che diciamo così fa pensare che comunque anche loro hanno incontrato delle difficoltà che non porteranno a numeri tali come quelli che erano gli obiettivi che siamo previsti. In sostanza la partita è tutta in gioco per i 12 referendum e forse gli appelli finali degli ultimi 10 giorni, con delle postazioni non stop che ci stiamo cercando con sforzo, con compagni che hanno ripreso a lavorare, di mettere nelle grandi città, andando avanti con i comuni a raccogliere le firme nei comuni, nelle grandi città e quelle dove i nostri compagni radicali anche così volontariamente si sono messi a fare. Credo che è una sfida che, incrociamo le dita, comunque ci sta portando a conoscere meglio noi stessi, a riconoscerci nel popolo italiano, a farci riconoscere, e noi speriamo che sia anche la garanzia di avere 12 appuntamenti di riforme nella primavera 2014 grazie a 12 referendum. Grazie Mario Saderini. Grazie.